sono Giovanni Masiello. Come tema, noi del Rione Tescione, dell'Aldifrede e dell'associazione Viviamo Caserta abbiamo deciso di fare un carro allegorico che riguarda il cartone animato dei Puffi. Come vedete, il carro è quasi ultimato, con le sagome dei Puffi e tutto intorno. Poi ci saranno tre mascotte, sempre dei Puffi ovviamente, e a quello uniamo anche tutti i bambini, sempre vestiti tutti da Puffi, che allieteranno il carro stando appunto tutti intorno a noi. L'appuntamento è tra poco, alle ore 15 a Caserta, a Corso Trieste, e la sfilata partirà da lì, dal Monumento ai Caduti, per arrivare poi fino a Piazza Margherita, via Mazzini, e poi ci fermeremo a Piazza Vanvitelli, sotto alla Casa Comunale, dove poi ci sarà anche la premiazione del carro vincitore. Un piacere, mi chiamo Gianluigi Antonini, sono il segretario e tesoriere dell'associazione Viviamo Caserta, che abbiamo organizzato questo carro di carnevale e ci siamo ispirati ai Puffi. La nostra associazione si occupa di organizzare eventi e cerchiamo di dare di ravvivare soprattutto il Rione Tescione. Ringrazio anche le parrocchie, comunque le due parrocchie che ci hanno accompagnato, e anche il nostro capocarro Giovanni Pasquarello, che non vuole però essere intervistato. Speriamo di divertirci e ci affidiamo al tempo, che oggi non è clemente nei nostri riguardi. Signor Sindaco, buongiorno. Salve. Allora, che mi dite? Giornata di sole. No, dico che è bello vedere tante persone qui anche se piove, ma io sono convinto che la manifestazione tra poco parte, e comunque è riuscita lo stesso, perché ci sono tanti amici, tanti ragazzi che anche sotto all'acqua si stanno divertendo. E poi il vostro carro, i carri che sono venuti da fuori, insomma, testimoniano che c'è tanta voglia di fare qualcosa di bello per questa città. Sfileranno i carri e i gruppi alternati. I carri avranno la loro amplificazione e suoneranno sempre, mentre i gruppi si fermeranno nelle varie piazzole e faranno delle esibizioni che mediamente durano intorno ai 3 minuti. Quando arriveranno in Piazza Margherita ci sarà la giuria che giudicherà i carri e i gruppi per il premio, che la premiazione verrà questa sera in Piazza Vanvitelli. Quale sarà il premio? Lo ricordiamo? Il premio è un weekend per 10 persone a Ischia, sia per i carri che per i gruppi, mentre per i bambini e per le scuole c'è un premio in buoni libri offerto dalla Libreria Pacifica. L'autista del carro, un ragazzo come noi che ci dà una mano. Cerco di dare una mano per lo svolgimento di questa festa del carnevale. Sarà con noi tutta la giornata, noi lo ringraziamo da sempre, per sempre. Grazie a voi, figurati. Figurati, fai. Assolutamente sì, mi piace, purché che sia a bene di tutti e non a scopo di lucro. Mi raccomando, siate testimoni e portate veramente... questo deve essere segno di unità, di lavorare insieme, di essere sempre un'unica comunità. Va bene, buon lavoro e auguri. Speriamo che non piova, che andiamo tutto bene, il carro cammina bene, prosegue. L'importante è il tempo che ci accompagna. Loro hanno partecipato anche alla realizzazione dello stand che abbiamo fatto di gastronomici, hanno fatto le lasagne, hanno fatto i migliacci, hanno fatto le chiacchiere. Era ora che si faceva qualche cosa nel Rione. Dopo tanti anni avete fatto qualcosa. Grazie a voi. È un'ottima occasione per dimostrare a Rione Tescione che i ragazzi fanno qualche cosa. Rilanciare proprio questi giovani che hanno bisogno di farsi conoscere e di rendere un pochettino più vivibile questo Rione Tescione, che da tanti anni non si faceva proprio niente. Auguri. Io penso che voi siete stati magnifici ragazzi che avete organizzato questa manifestazione, che fino adesso non era mai stato fatto niente di bello in Rione, quindi non posso far altro che pensare di tutto bene. Abbiamo utilizzato questa novità da portare nel nostro piccolo Rione per coinvolgere tutti i giovani, anche i bambini. Io posso dire che ci siamo divertiti tantissimo, spero che sia apprezzato il nostro carro, abbiamo veramente esaurito tutte le nostre energie, comunque
è stata una bella esperienza. Abbiamo preparato un balletto, speriamo che Dio ci aiuti, perché è stato preparato tutto in poco tempo, però i bambini sono così entusiasti e ieri ci siamo molto divertiti. Io penso che questa sia l'essenza del carnevale, il divertimento dei bambini. Cosa ne pensi di questo evento? Ti piace? Sì. Sei rimasta contenta? Sì. Ok, sei pronta per divertirti insieme a tutti quanti? Sì. Mi raccomando, fate bravo. Cosa ne pensate? Vi piace? Sì. A voi vi piace questo evento? Sì, sì, grandissimo. Siete contenti? Sì, sì. È una bellissima organizzazione, penso sarà un bel evento, speriamo solo che il tempo ci aiuti a rendere migliore la giornata. Si balla anche sotto la pioggia. Ecco. Assessore Stefano Mariano, vi invito di nuovo ad applaudirlo, perché tutto questo veramente non l'avremmo fatto se non ci fosse stato lui. Ha fatto anche smettere la pioggia dalle 4:30 alle 19:00, per cui veramente Stefano, grazie, complimenti a nome di tutta quanta l'amministrazione. Vi ringrazio infinitamente, vorrei che anche Don Donato facesse un saluto, perché è uno spettacolo vederlo vestito da Shrek, è una cosa secondo me unica. Unica e testimonia come anche un sacerdote con il gruppo dei Salesiani abbia capito lo spirito di una manifestazione che vuole coinvolgere tutti e quindi anche i sacerdoti. Grazie mille, buona serata. Eccoci con il nemico più temuto dai puffi, Gargamella. Ciao! Cosa ne pensi di questa cosa? Sei pronta a catturare tutti i puffi? Che bello, me li devo mangiare! Still got, but if you know, I got no voices.